Sondrio, basta coi mozziconi per terra, 500. L'amore non ha età. A Livigno, l'anello di fondo apre ad ottobre, veicoli militari in esposizione a Teglio, poi come sempre lo sport, esordio vincente per la Soran. Questi titoli di Tele Sondrio News, benvenuti. Tiene ancora banco il dibattito sul recente referendum svizzero prima i nostri, che ha visto il 58% dei cittadini elvetici sostenere che prima dei lavoratori italiani vengono i loro. Ma la questione riguarda nello specifico il Canton Ticino e non quello dei Grigioni, ha sottolineato il segretario della CISL e il rappresentante del Consiglio Generale degli Italiani all'estero Mirko Dolzadelli, che offre lavoro a circa 5.000 persone dalla provincia di Sondrio. L'esito di questa votazione non deve influire sugli ottimi accordi che si stanno portando avanti tra la nostra provincia e quella dei Grigioni, fra cui il progetto Interreg. Nel frattempo, il governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha chiesto a Renzi di istituire una zona economica speciale con agevolazioni fiscali nell'area di confine con la Svizzera. In provincia sembra che la cultura della marijuana stia diventando un'attività sempre più comune. Dopo il recente ritrovamento di una vera e propria pianta di cannabis a Teglio dal peso di 14 kg, i carabinieri della compagnia di Sondrio hanno scovato un'altra piantagione, questa volta nel capoluogo. Ma ciò che stupisce di questa vicenda è la versione dei fatti riportata agli uomini dell'arma dalla coltivatrice, una signora di 50 anni incensurata dalla zona. I militari in un angolo del orto avevano notato da alcuni giorni una rete messa in maniera scomposta che soffocava una pianta ed incuriositi si sono avvicinati per capire cosa nascondesse. Sotto la rete stava crescendo una rigogliosa pianta di marijuana e alla richiesta di spiegazione da parte dei militari, la proprietaria dell'orto, una casalinga amante del giardinaggio, ha risposto che l'arbusto l'aveva trovato passeggiando nei boschi e che non avendo riconosciuto la pianta illegale, che invece stava crescendo come una bella albero ornamentale. Ragioni che non hanno convinto i carabinieri, che hanno denunciato la donna per coltivazione di sostanze stupefacenti. I primi accertamenti hanno permesso di poter stimare il peso della pianta, circa 4 kg, mentre l'autorità giudiziaria informata dai militari ne ha disposto, oltre che il sequestro, anche l'invio all'ufficio ASL di Brescia per poter quantificare il principio attivo per l'attribuzione delle responsabilità penali. Un'importante iniziativa legata all'ambiente che unisce il comune di Sondrio Sicam in unione del commercio del turismo. Vediamo i dettagli nel servizio. Comune di Sondrio, Sicam ed Unione del Commercio e del Turismo, uniti per tutelare l'ambiente e la nostra città. I tre enti hanno deciso di stipulare una convenzione per evitare che i mozziconi di sigaretta vengano abbandonati per terra, attraverso l'installazione di speciali posacenere, come illustrato dall'assessore all'ambiente Pierluigi Morelli. Questa convenzione, che è un altro bel esempio in campo ambientale tra pubblico e privato, permette a tutti gli esercenti di attività commerciali e di ristorazione di avere a un prezzo agevolato la possibilità di installare, e questo è un obbligo peraltro previsto dal regolamento comunale, di installare dei raccoglitori per i mozziconi di sigarette, in maniera tale da mettere in pratica un servizio che vada a favore dei cittadini e anche poi del decoro e della pulizia della nostra città. Sicam, la società per l'ecologia e l'ambiente, finanzierà buona parte del progetto, pagando i 2/3 del costo dei posaceneri, mentre il restante terzo sarà a carico degli esercenti che decideranno di aderire alla convenzione, che a breve saranno contattati dall'Unione del Commercio e del Turismo guidata da Manuela Giambelli. C'è tempo fino al 31/12, ma invito a farlo il più presto possibile. Da domani saranno inviate le lettere di adesione, ma di cogliere questa occasione in quanto, visto gli sforzi economici di Sicam e la collaborazione del Comune per le pratiche, perché non è così semplice poter mettere a un muro di condominio i posaceneri, di approfittarne, perché con solo 18 euro possono poter acquistare questo posacenere che costa molto di più, e con ulteriori 28 euro per chi non volesse fisicamente metterselo, farselo installare. Con questa iniziativa, ha concluso l'assessore Morelli, si prosegue in linea con la legge del 28 dicembre ed entrata in vigore a febbraio sul divieto d'abbandono dei mozziconi. Per il secondo anno consecutivo la SST Valtellina e l'Alto Lario partecipa al Delirium Day, giornata nazionale dedicata alla rielevazione della confusione mentale acuta nell'anziano, indetta per domani, mercoledì 28 settembre, dal Gruppo Italiano per lo Studio del Delirium e dalle principali società scientifiche italiane di geriatria.
a partecipare alla rilevazione nazionale dalla presenza del delirium nella popolazione anziana ricoverata in ospedale saranno i reparti di geriatria dell'ospedale di Sondrio e di riabilitazione generale geriatrica dell'ospedale di Morbegno. Le 500 grandi protagoniste in questa domenica a Mantello, ma vediamo i dettagli di servizio di Giuliano Padroni. Grande successo di partecipanti e di entusiasti spettatori la scorsa domenica 25 settembre per la quinta edizione del Cincenti in Costa, autoraduno dedicato alle Fiat 500 organizzato dal coordinamento di Sondrio del Fiat 500 Club Italia. Più di 80 esemplari di quella che è divenuta a tutti gli effetti uno status symbol di risonanza mondiale, icona di un made in Italy legato agli anni del boom. L'utilitaria per antonomasia, così piccola ma così carica di personalità, è ancora oggi attuale. Allora, la 500 è diciamo la vetturetta che ha fatto crescere l'Italia intera, cioè dagli anni 60 dal boom economico è quella che ha fatto diventare grandi tutte le famiglie. Cioè, l'importanza della 500 è questa, l'Italia è cresciuta, nel boom economico l'Italia è cresciuta con la 500, dopodiché si sono formati i vari movimenti, un club il quale io lo rappresento dal 1990, che sono responsabile del Club Italia, del Fiat 500 Club Italia di Garlenda, e io sono responsabile della provincia di Sondrio. Come club abbiamo più di 22.000 soci iscritti e nella provincia di Sondrio siamo in pochi. La nostra manifestazione l'abbiamo fatta solo ed esclusivamente per far conoscere la nostra Valtellina a bordo della 500. Partita dalla piazza del comune di Mantello e dopo una sosta per l'aperitivo a San Pietro Berbenno, la carovana si è poi diretta nella località di Chiuro, dove, dopo il pranzo a base di prelibatezze tipiche del territorio, si è tenuta la lotteria del riciclo, un'ottima occasione finalizzata a dare una seconda vita ad oggetti altrimenti destinati ad essere rottamati. La kermesse a quattro ruote si è conclusa con la consegna degli attestati ai partecipanti, fra questi equipaggi provenienti dalla Germania e dalla vicina Svizzera. L'amore per la 500 non ha confini. Questa quinta edizione è stato uno spettacolo, la quarta è stata meravigliosa, quest'anno la quinta è stata uno spettacolo. Devo ringraziare soprattutto il gruppo della One Trail, Marco De Gasperi e i suoi collaboratori che ci hanno sostenuto. Volevo ringraziare la premiata ditta Carino, Marco Moltoni, che è stato fantastico anche lui, con lo stesso modo ringraziare i signori che ci hanno ospitato per l'aperitivo e ospitato, ci hanno dato un'accoglienza favolosa, e volevo ringraziare la Cioco Alpi per la collaborazione che ha sempre avuto nei nostri confronti. E Ricini di Bormio. Grazie a tutti, un ritrovo all'anno prossimo per la sesta edizione che sarà ancora migliore di questa. Vorrei fare anche una piccola precisazione, che avevamo chiesto un aiuto, un sostegno ai vigili di Sondrio che non c'è stato, e questo ci ha creato un piccolo disagio, ma siamo stati capaci di superarlo. Si è concluso con un bel segno più il primo dei quattro weekend dedicati alle eccellenze enogastronomiche valtellinesi, con Gustosando, Brisaolando, Costiera dei Cecchi in cantina al Sentiero del Vino. Buoni sia i riscontri numerici, ma anche il feedback dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle proposte. I tre percorsi proposti hanno superato pieni voti il test iniziale, in particolare il nuovo tour Brisaolando, Discesa d'Ardenno e Buglio e Monte, mentre il consolidato Sentiero del Vino ha registrato il tutto esaurito. A partire dal prossimo weekend, 1 e 2 ottobre, si entreranno in vivo della manifestazione con l'aggiunta di altri tre percorsi, Gustosando a Gerola Alta, Adazio e Civo e il Giro di Circino in cantina. Si ricorda che tutte le informazioni sui percorsi e i prezzi si trovano sul sito www.gustosandoinvaltellina.it. Ed ora invece ci spostiamo a Livigno, dove a breve prenderà il via la stagione invernale. La stagione invernale è sempre più vicina e fra meno di un mese Livigno si appresta ad aprire l'anello per lo sci di fondo, indipendentemente dalle condizioni meteo, grazie alla neve stoccata durante l'estate con la tecnica dello snow farming ed in parte utilizzata per lo svolgimento del palio delle contrade. Lo scorso mese di aprile, infatti, si è provveduto a mettere al riparo una grande quantità di neve, all'incirca 5.800 metri quadri, e proprio questa sarà utilizzata per realizzare un anello dalla lunghezza di un chilometro nella piana centrale della pista di sci di fondo.
La lunghezza rimane comunque indicativa, perché se le condizioni meteo dovessero permetterlo, il tracciato sarà incrementato con l'implemento di neve prodotta attraverso l'impianto di innevamento programmato, oppure con quella naturale. Dal 20 ottobre in poi, la stagione invernale sarà un crescendo, fino ad arrivare alla fine di novembre, con la tradizionale apertura degli impianti di risalita. Il tema che fa da filo conduttore alla stagione bianca del vigno è quello dello sport, ed in questo contesto lo sci di fondo è l'indiscusso protagonista dell'avvio di stagione, che vede diventare il piccolo Tibet il punto di riferimento per gli allenamenti su neve vera di moltissime squadre nazionali e federazioni internazionali. Il 3 dicembre sarà la volta del primo grande evento sportivo dell'inverno, la Sgambeda. Ai nastri di partenza ci saranno migliaia di amanti degli sci stretti per la prima gran fondo della stagione internazionale. La Sgambeda fa parte infatti ormai da alcuni anni del prestigioso circuito Visma Ski Classics, che racchiude le 13 classiche di tutto il mondo, fra cui la Bassa Lopet e la Marcia Longa. Da quest'anno, oltre ai fondisti, troveranno pane per i loro denti anche gli atleti del biathlon, grazie alla nuova arena con sagome elettroniche di ultima generazione, ideali per la preparazione in vista delle gare. L'interesse di Livigno nei confronti del biathlon deriva anche dallo stretto legame con la campionessa del mondo Dorothea Wierer, che dallo scorso anno è diventata ufficialmente la portacolori della località valtellinese. Sono più di 9.000 i visitatori che hanno avuto modo di ammirare la mostra Paesaggi curata da Anna Ridaelli e promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo dal Comune di Tirano, in collaborazione con il Consorzio Turistico Valtellina Terziere Superiore. Le 8 opere site specific realizzate con materiali del territorio da 6 artisti italiani e stranieri hanno fatto breccia nel cuore dei visitatori, molti dei quali giunti anche da fuori Italia, dalla più vicina Svizzera alla più lontana Spagna. Il percorso fra le opere di paesaggi ha infatti permesso di scoprire i luoghi simbolo della città, partendo da Piazza delle Stazioni, per dipanarsi fra le vie del centro, toccando il Sagrato della Basilica, la Fontana di Viale Italia, il Ponte Vecchio, Palazzo Pretorio, Palazzo Quadrio Curzio, Palazzo Merizia e Palazzo Visconti Venosta. Domenica Teglio e i veicoli militari sono stati grandi protagonisti. Vediamo i dettagli nel servizio a cura di Giuliano Padroni. È della scorsa domenica l'evento esposizione di veicoli militari andato in scena nel comune di Teglio. L'iniziativa è frutto della collaborazione fra azienda di promozione turistica del comune di Teglio, Club 105 Frecce Tricolori, Valtellina Valchiavenna e l'organizzatore Willy Mazza, che ha in programma la realizzazione del primo museo di veicoli bellici. L'esibizione ha avuto inizio alle 10 e si è protratta per gran parte della giornata. Obiettivo della mostra? Quello di far conoscere ai più giovani una delle più ricche collezioni di mezzi storici del territorio. La giornata, durante la quale è stato offerto ai partecipanti un pranzo a base di pizzoccheri, si è conclusa nella bella cornice della frazione di Prato Valentino. E con questo si conclude il nostro notiziario. Vi ricordo di seguirci anche sulle nostre pagine Facebook, Twitter e YouTube. Ora spazio alla rubrica sportiva. Lo sport. Ben ritrovati con il consueto appuntamento dedicato allo sport. Questa sera iniziamo con la corsa. Grande spettacolo sabato nel centro di Sondrio con la So Run. Edizione numero 0 da incorniciare, quella della So Run, la mezza maratona e non solo della città di Sondrio, organizzata impeccabilmente dal 2002 Marathon Club. Quasi 500 concorrenti che hanno preso d'assalto Piazza Garibaldi, chi per la 21 km, chi per la 10, e che hanno colorato le vie del capoluogo nel primo sabato d'autunno. Anni 17, lo start della prova competitiva FIDAL, valida anche come titolo provinciale di mezza maratona. Un anello di 10,5 km con passaggi lungo il sentiero Valtellina del Parco Bartesaghi, fiore all'occhiello della città di Sondrio. A dare il fuoco alle polveri il marocchino Lansen Mokraji, che ha tagliato per il primo traguardo in 1 ora 8 minuti 58 secondi, staccando solo sul finale l'azzurro Giovanni Gualdi, distanziato di soli 13 secondi. È stata una bella gara, comunque il percorso è stato diciamo semplice, più facile a correre, anche mi è piaciuta. Prossimo anno torno ancora a fare questa gara, che la prima volta che ho fatto, ma sono contento comunque. Grazie a tutte le persone che sono state organizzate questa gara, a tutti i collaboratori, anche alle persone che sono stati qui a fare il tifoso sul percorso.
Grazie a tutti. Terza piazza per Giuseppe Molteni, che per soli 9 secondi ha preceduto l'inossidabile Graziano Zugnoni, primo runner della provincia a tagliare il traguardo. In campo femminile, dominio di Ivana Iozia, che ha primeggiato col tempo di 1 ora 16 minuti e 16 secondi. Alle sue spalle la nostra Elisa Desco e Nive Scarrobbio. Per quanto riguarda la prova di 10 km, arrivo praticamente ad ex aequo per Alfio Mozzi e Fabrizio Sutti, col tempo di 33 minuti e 31 secondi, seguiti da Enzo Vanotti. Nella gara rosa, Deborah Dell'Andrino si è imposta in 44 minuti e 13 secondi su Cristina Oregioni e Giovanna Pustella. A rendere il successo del 2002 Marathon Club ancora più importante, la scelta del comitato organizzatore di devolvere 1 euro per ogni iscrizione ad Emergency. Camilla Patriarca dice stop all'attività agonistica per dedicarsi agli studi universitari. L'annuncio della ginnasta 21enne di Ardenno, reduce dall'amaro quarto posto alle Olimpiadi di Rio a metà agosto, ha lasciato spiazzati tanti suoi sostenitori, ma non chi le stava più vicino. Camilla infatti pensava di ritirarsi ancora prima dell'avventura Cinque Cerchi, per poter tirare il fiato dopo anni di sacrifici, costrizioni e regole a cui le farfalle azzurre sono sottoposte. La decisione definitiva è stata però presa in questi giorni, di comune intesa con la sua allenatrice e del suo staff tecnico. A Camilla ora aspetta una nuova sfida, il cammino accademico in educazione psicomotoria alla Cattolica di Milano, mentre successivamente allenerà nella sua vecchia società, la San Giorgio 79 Desio. Domani la Valtellinese sarà invece presente al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che premierà gli Olimpionici di Rio. Il rally dal Sevino si avvicina e Marco Gianesini scopre le sue carte. Il pilota di Sondrio gareggerà nel rally dei Lombardo sulla Renault Clio S1600 della Top Rally, con il chiaro intento di puntare al gradino più alto del podio, più volte sfiorato ma mai toccato con mano. Per l'occasione Gianesini verrà navigato da Fabrizio Cattaneo, con cui quest'anno ha già conquistato la quarta posizione assoluta al rally dei Città di Maniago. Il rally bergamasco si compone di 6 prove speciali con i tratti di Rogno e Parzaniga, che verranno disputati 3 volte ciascuno per un ammontare di 37 km cronometrati. Il rally del Sevino sarà la 14ª corsa stagionale per l'infaticabile pilota valtellinese, che in questo 2016 vanta ben 10 podi di classe, di cui 5 vittorie. E con questo si conclude il nostro notiziario. Vi ricordo il nostro appuntamento dopo il TG delle 20:15 con il reality L'Isola Sono Io.